Questo video tutorial vuole mostrare come si integra il cavo della massa di un braccio della Technics montato su di un 1200 Technics MK2. Ricordiamo che il braccio del Technics ha due cavi RCA, canale destro e canale sinistro, ed un filo sottile, questo, che viene montato sul retro dei mixer. Ecco, il filo in questione era rotto e ho deciso di integrarlo sulla massa degli RCA, onde evitare di comprare un filo originale della Technics, oppure qualche filo sostitutivo che poi debba passare all'interno del blocca fili e poi per poter essere utilizzato. Quindi, per comodità, ho deciso di integrare il filo della massa. Per mostrarvi il funzionamento di questa operazione, ho deciso di montare il braccio smontato dal Technics, dal piatto, di montarlo sul mio mixer della Traktor, il Control Z2. I cavi RCA, canali di destra e canali di sinistra, e alzerò il volume delle mie cuffie, così da farvi sentire il rumore di noise, il noise che c'è all'interno delle cuffie, proprio perché la massa non è collegata al mixer. Queste sono le cuffie che stanno emettendo il segnale del braccio della puntina. Sentite? Ora guardate cosa succede quando il cavo della massa tocca la massa dell'RCA. Immediatamente scompare il rumore di questa interferenza, il rumore che si creava perché scollegata la massa del braccio dalla massa del mixer. Sentite? L'operazione che ora andrò ad effettuare sarà quindi la saldatura del cavetto di massa sul GND sulla massa del canale. Io vi consiglio, se siete bravi e se avete un po' più di esperienza, di collegare il filo della massa sia sul canale di destra sia sul canale di sinistra dell'RCA. Vi mostro l'ultima prova. Una modifica semplicissima, potete farla anche voi. Ciao!